e divulgazione scientifica. E intendiamo, insomma, creare e rafforzare partenariati, reti di cooperazione con soggetti istituzionali, scientifici, scolastici e quant'altro, quindi della società civile, del terzo settore, finalizzati a portare avanti questa ricerca scientifica, finalizzati ad un'innovazione tecnologica e allo scambio di best practice, come dicevamo prima, sia a livello locale che a livello globale. Ecco perché ritorna anche poi la proposta di laboratori dal basso, che al di là di una formazione tecnica specifica per un progetto imprenditoriale, per una formazione con scopo imprenditoriale, quello su cui puntiamo è sempre lo scambio di best practice. Quindi quali sono i modelli vincenti? Parliamo dei modelli vincenti e lavoriamo sui modelli vincenti. Ho fatto prima l'esempio, un modello vincente potrebbe essere il modello della Francia, sul quale possiamo ragionare, penso, abbondantemente, insomma, noi in Italia. E quindi a livello locale e a livello globale. Ci sono delle tematiche che possiamo affrontare a livello locale perché dipendono da un contesto locale e solo a livello locale si possono, come dire, risolvere, si possono trovare delle soluzioni. Ci sono altre tematiche che comprendono un livello più globale e a livello globale, appunto, possiamo trovare delle soluzioni condivise. Quindi, un'altra fase tecnica che è stata realizzata subito dopo la Costituzione di Apulia Cundi è stata la realizzazione e la costituzione del protocollo operativo tra i partner del progetto per la gestione del progetto stesso. I partner del progetto, cioè coloro che hanno creduto sin da subito in questa nostra idea, sono stati due dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari, in particolare il Dipartimento di Farmacia, Scienze del Farmaco e il Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali, DISAT. In che modo hanno partecipato a questo progetto? Il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco, attraverso la messa a disposizione di un team di esperti e del laboratorio per realizzare analisi qualitative del prodotto che di lì a poco, insomma, avremmo realizzato, e il Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali, invece, ha contribuito mettendo a disposizione una serra per la realizzazione dell'impianto pilota, quindi il primo impianto pilota di cui vi parlavo prima. Questo è stato il loro contributo. Che cosa è successo? Che abbiamo iniziato ad individuare le caratteristiche tecnico-costruttive più idonee della serra che ci aveva messo a disposizione l'Università degli Studi di Bari, che sarebbe poi stata destinata all'allevamento della microalga. Questa che potete vedere è la serra e questi sono alcuni momenti, insomma, operativi di lavoro per la realizzazione della vasca. Abbiamo creato un laboratorio, un piccolo laboratorio per le analisi di routine, le analisi quotidiane della biomassa e quindi l'abbiamo attrezzato con appunto delle attrezzature. Abbiamo scelto il ceppo algale tra i principali ceppi utilizzati e poi ad un certo punto abbiamo preparato l'inoculo a partire dai piccoli volumi, cioè proprio abbiamo iniziato da pochissimo. E quindi qui potete vedere anche altre immagini in cui il primo, insomma, l'inoculo e quindi le prime piccole coltivazioni. Successivamente abbiamo quindi coltivato in vitro con provette a volume crescente nel primo periodo di crescita, poi successivamente abbiamo aumentato la produzione, ovviamente. E tutto questo è stato sempre supportato parallelamente da attività di analisi di laboratorio chimico-biologiche, quindi il controllo dello stato biologico dell'alga, della sua concentrazione, della densità e di alcuni parametri, insomma, fisici, chimici,
per appunto controllare lo stato di qualità dell'alga e della coltivazione. In questo caso potete vedere Flavia nel laboratorio di farmacia mentre fa delle analisi. Qui siamo ancora con i piccoli volumi. Ad un certo punto i piccoli volumi ovviamente sono cresciuti e abbiamo riempito la vasca che avevate visto prima costruire, l'abbiamo poi riempita con questi piccoli volumi che sono diventati grandi volumi. Abbiamo organizzato quindi tutta la serra. Al momento l'impianto pilota è costituito da due piccole vasche e da una vasca di circa 2000 litri. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto creare sia un sistema aperto, questo che vedete, sia un sistema chiuso, perché ovviamente il nostro progetto è stato basato su un periodo di ricerca scientifica, quindi di confronto dei dati, di incrocio dei dati, e quindi abbiamo voluto confrontare i dati dell'impianto del fotobioreattore, dell'impianto chiuso, di coltivazione dell'impianto chiuso, e i dati dell'impianto aperto. Come vedete, c'è anche Giancarlo nella fotografia, che fa parte di Apulia Quindi. Anche qui, con gli impianti, con i grandi volumi, abbiamo fatto un lavoro di monitoraggio dei dati scientifici, dello standard di qualità della microalga spirulina. In questo caso vedete Simona nel laboratorio di farmacia. E tutto è stato finalizzato a mantenere la concentrazione ottimale dell'alga spirulina, e quindi fase esponenziale durante la quale si registra la concentrazione massima della microalga. Ovviamente questi periodi poi sono alternati ai periodi di crescita e poi di raccolta, quindi della microalga. Quindi la raccolta della biomassa, nel momento in cui arriviamo ai periodi esponenziali di crescita, raccogliamo la biomassa. In questo caso potete vedere la biomassa che stiamo filtrando dalla vasca, poi la biomassa che abbiamo raccolto e poi la biomassa che abbiamo estruso per l'essiccazione. Quindi raccolta dalla biomassa. Riduzione dell'umidità, abbiamo parlato quanto è importante, insomma, ridurre nel modo giusto l'umidità della spirulina, e l'abbiamo fatto anche in questo caso attraverso diverse tecniche, proprio per comparare i dati, per incrociare i dati e quindi capire a livello scientifico anche quale tipologia portasse, insomma, risultati migliori sia dal punto qualitativo che anche dal punto di vista quantitativo. Le diverse tecniche sono state l'essiccamento a temperatura ambiente, quando potevamo permettercelo, insomma, quest'estate. Poi abbiamo utilizzato l'essiccamento nel disidratatore, quindi una specie di forno alimentare, e infine la liofilizzazione. Anche qui abbiamo realizzato delle analisi chimico-biologiche della biomassa che abbiamo ottenuto, quindi della coltivazione, della biomassa raccolta, e le analisi chimico-biologiche sono state realizzate anche per il prodotto finito, per il prodotto finito liofilizzato, per il prodotto finito essiccato a temperatura ambiente, per il prodotto finito e disidratato nel forno, nell'essiccatore alimentare. Proprio perché, ribadisco, nel periodo di ricerca scientifica abbiamo voluto raccogliere più dati possibili per ottenere il miglior prodotto e ovviamente anche rispetto ad una quantità di prodotto. Abbiamo voluto mettere insieme qualità e quantità di produzione. E quindi in tal modo siamo riusciti a caratterizzare dal punto di vista nutraceutico la qualità della biomassa che noi abbiamo ottenuto. Nel momento in cui abbiamo ottenuto dei risultati molto positivi e molto soddisfacenti del nostro prodotto,
abbiamo iniziato a trasformare il prodotto. Quindi prima a fare delle prove in cucina, quindi dilettandoci noi, la madre di Raffaele, io a casa, Flavia, Simona, eccetera, e poi attraverso delle partnership realizzate con delle imprese vere e proprie. C'era un esempio di pasta realizzata con un pastificio, ad esempio, di Palo del Colle. Questi sono due tipologie di pasta, una fresca e una secca, con diverse percentuali di spirulina. E, anche questo prodotto poi è stato testato a livello di analisi chimiche e biologiche. Quindi, come vedete, le analisi contribuiscono a verificare, a controllare sempre lo standard di qualità del nostro prodotto, dall'inizio fino alla fine. Ci siamo dilettati nella preparazione dei tipici taralli pugliesi, ci siamo dilettati nella preparazione dei tipici cavatelli anche. Abbiamo preparato degli snack dolci, del pane, del gelato. Ad esempio, questo gelato è stato realizzato grazie anche ad un partenariato con un'altra impresa, un bar, in particolare un bar artigianale. Tutto a partire dalla nostra biomassa fresca. Nelle prossime fasi, che sono delle fasi, insomma, attuali, non future, stiamo cercando di fare, tra virgolette, anche un po' di lobby a livello di procedure previste per l'ottenimento della certificazione biologica, sulla quale ci sono una serie di lacune legislative a livello italiano, perché la spirulina non è conosciuta dagli operatori ASL, non è menzionata in maniera, insomma, caratterizzante a livello di legislazione. La legislazione italiana fa riferimento a quella europea e quindi stiamo cercando, insomma, di capire meglio come lavorare su una certificazione biologica, perché ovviamente un prodotto certificato è un prodotto che garantisce la qualità. Però a livello di certificazione, questo non l'abbiamo messo nella presentazione, ma lo posso dire. Abbiamo lavorato anche, stiamo lavorando anche con una spin-off dell'Università degli Studi di Bari, e un'altra analisi che abbiamo realizzato è l'analisi dell'NMR, che a quanto pare, insomma, è un'analisi che riesce a certificare, a tracciare il prodotto. Vogliamo lavorare meglio, vogliamo migliorare, tutto quello che è il packaging, quindi l'impacchettamento del prodotto, munito certamente di un'apposita etichetta nutrizionale, ma non vogliamo solo riportare delle informazioni relative alla microalga, quello che vogliamo veicolare è un messaggio di comunicazione anche di rispetto ambientale. Attraverso il packaging intendiamo fare, insomma, anche questo. Ci piace giocare con questa parola, principi attivi, riprendendo un po' il titolo del programma della Regione Puglia, che ha chiamato principi attivi, quei principi, insomma, un po' provenienti dai giovani della Puglia. E ci piace anche giocare con queste parole, intendendo i principi attivi a livello farmacologico come tutti quei principi che possiedono un effetto positivo, non solo sull'essere umano, in questo caso sullo sviluppo della comunità in generale, intesa come cultura, popolazione, ambiente, a livello sempre interdipendente. E i nostri principi attivi sono tre, principalmente: l'alimentazione, l'innovazione e la cooperazione. Perché l'alimentazione? Perché intendiamo contribuire innanzitutto crediamo in un concetto di alimentazione sana, sicura e accessibile a tutti. Vogliamo contribuire, come dicevo nella presentazione, della prima lezione di Laboratori dal Basso, a dare delle idee. La nostra idea è questa. Sicuramente ci sono altri giovani, altre persone, altre realtà
che possono offrire delle altre idee. Noi per un'alimentazione sana, sicura e accessibile a tutti abbiamo questa idea, l'idea di coltivare spirulina. L'innovazione è il nostro secondo principio attivo e noi l'innovazione la intendiamo come capacità di affrontare il cambiamento, non solo economico ma anche sociale e culturale e aggiungerei anche ambientale. È in corso un importante cambiamento ambientale, un negativo cambiamento ambientale, probabilmente coltivando spirulina. Non lo dico, diciamo, non lo diciamo soltanto noi, ma è emerso durante anche la lezione di esperti in questi giorni, non impattiamo sull'ambiente come ad esempio per produrre delle proteine animali. Quindi il nostro modello è innovativo per questo. Cooperazione, la cooperazione è la nostra metodologia, non è soltanto una filosofia, ma è una nostra metodologia pratica che vogliamo applicare su di noi e con gli altri proprio per appunto individuare e mettere in atto delle soluzioni alternative ad un'economia tradizionale che sta fallendo, come abbiamo già detto. Ovviamente tutto in un'ottica di uno sviluppo integrato e sostenibile. La coltivazione di spirulina potrebbe essere un green business, quindi per queste ragioni. Perché potrebbe, ad esempio, contribuire ad un'alimentazione sana non solo per chi nel sud del mondo purtroppo non ha accesso al cibo, ad un cibo sano, sicuro e ad un cibo sufficiente, ma anche per chi nel nord del mondo, nei paesi più ricchi del mondo, soffre comunque di malnutrizione. E quindi la spirulina potrebbe contribuire sia all'uno che all'altro ad equilibrare ad offrire un'alimentazione sana. E quindi l'innovazione, abbiamo detto, come nuova soluzione ad un vecchio problema, perché i problemi spesso sono vecchi e non si vogliono risolvere. Noi intendiamo la coltivazione di spirulina come una possibile soluzione ad un vecchio problema. E la cooperazione sono tutti quei legami che stiamo cercando di intessere anche con voi per uno sviluppo sostenibile. Le prossime fasi, pertanto, sono degli spunti questi, e dopo lascerò un po' la parola o a chi di Apulia Kundi, insomma, o a voi per una discussione, un confronto. Le prossime fasi sono continuare a rafforzare, a creare, ad integrare questa community, questa associazione, questo team Kundi, chiamiamolo come vogliamo, di idee, di persone, di competenze, di esperienze, che però soddisfino un presupposto, siano interessate e condividano i nostri principi, cioè questi principi, quelli di una cooperazione, dell'innovazione, dell'alimentazione, i nostri principi attivi. E quindi la nostra idea di green business. Crediamo nell'open innovation, cioè parliamone, confrontiamoci, perché una soluzione c'è sempre, la possiamo trovare e realizzare insieme. Questa è la nostra proposta. E stiamo anche già realizzando delle attività, quindi di consulenza, per chi fosse interessato a realizzare degli impianti, degli allevamenti di microalga spirulina, non solo consulenza a sé, ma anche accompagnamento nella prima fase di startup dell'allevamento. La nostra strategia è stata anche un'altra, e con questo noi ci siamo confrontati con l'apporto di Robert Erickson in questi giorni e anche di Luca Langellotti la settimana scorsa. La nostra strategia è stata, vuole essere quella di creare un consorzio, una federazione di produttori, magari di piccoli produttori, per garantire alcuni benefici a vicenda sul nostro territorio. Tipo, sono solo degli esempi, fissare il prezzo di una spirulina che ovviamente rispetti degli standard di qualità, quindi fissare anche quali sono gli standard di qualità, creare un brand italiano, quindi il Made in Italy, lavorare ad esempio anche su questo. Offrire dei benefici quindi a chi aderisce in questo consorzio e tutti insieme
lavorare sempre per la prima e unica finalità, uno sviluppo alternativo. Lascio la parola a voi, per, oppure magari possiamo lasciare prima la parola a Robert per aggiungere qualcosa o darci un... Ok, se ci sono domande magari da parte vostra prima, o se ci sono dei contributi. Sì. Scusa. Vengo anch'io. Allora, buongiorno. Sono Settani Raffaele, faccio parte del team di Apulia Kundi. Quello che ha detto Danila, insomma, ha fatto veramente un bel riepilogo. Ha concentrato in poche parole il lavoro di un po' di anni. Colgo l'occasione comunque per complimentarmi con tutto il team di Apulia Kundi, non solo con le 4 persone che hanno lavorato ogni giorno, ma con una serie di persone che sono state più vicine o più lontane e che comunque ci hanno dato una mano, ci hanno dato una forza in più. Anche le tante email che purtroppo non abbiamo potuto rispondere per una mancanza di tempo, anche loro sono stati di grande aiuto, ci hanno spinto ogni giorno a muoverci, a camminare e farci capire che quella è la direzione giusta. Guardiamo in avanti, guardiamo a un futuro. Noi giovani di Apulia Kundi e qualcuno che c'è vicino potremmo accontentarci, dire ok, siamo riusciti a fare la spirulina, facciamo la nostra aziendina, iniziamo a commercializzare e iniziamo a guadagnare. Noi vogliamo andare oltre, vogliamo eliminare questo tabù, questa riservatezza che negli anni passati ci ha portato comunque a un'economia quasi fallimentare, quasi fallimentare. La competizione è una cosa bella e giusta se viene fatta in modo sano. La competizione aiuta a migliorarsi, aiuta a crescersi, aiuta a migliorare la qualità, aiuta in tante cose. Però la competizione ci deve essere, ma collegata alla cooperazione e alla collaborazione. Kundi, questa bella parola in questa lingua africana che amiamo molto, è gruppo. Vogliamo che questo gruppo diventi sempre più grande. Adesso è la Puglia, vogliamo che diventi una cosa nazionale. In Francia ci sono riusciti, forse sono più bravi di noi, arrivano sempre prima, non lo so. Il nostro obiettivo è quello di ispirarci, di creare, grazie al nostro aiuto, alla collaborazione, altre piccole imprese. L'obiettivo più grande, la gioia più grande, non è quella di guadagnare soldi e mettere in tasca, è vedere e creare opportunità di lavoro. Certo, qualcuno non ci riesce, noi ci vogliamo provare, creare posti di lavoro in modo più bello, quello di rispettare l'ambiente, in quello di creare un cibo sostenibile, e in tante altre belle cose, nella collaborazione, nella cooperazione. È chiaro, cercheremo di sposarci con chi condivide in pieno le nostre idee, i nostri ideali. Noi siamo pronti a qualsiasi sfida, siamo arrivati a questo punto e non ci vogliamo fermare, ci stiamo prendendo gusto. Qui vedo Giuseppe con la sua amica, è venuta, è stata a Firenze in un altro convegno, è venuto qua, ha detto anche noi vogliamo produrre spirulina. Ok, sediamoci, vediamoci la settimana prossima, capiamo il discorso che diceva Danila prima, capiamo, sediamoci, capiamo come poter fare, come poter collaborare, come poter interagire. La spirulina la chiamavano il cibo degli dèi, di sicuramente Apulia Kundi non ne vuole fare un suo cibo, ma vuole che questa bontà della natura, come lo chiamavano loro il cibo degli dèi, diventi in Italia un cibo funzionale, diventa un cibo
normale per i cittadini italiani, perché noi ricercatori e noi che oggi, dopo averla prodotta, la mangiamo, riconosciamo le grosse qualità di questo alimento. Domande o se qualcun altro ti vuole parlare, io ho terminato, di solito sono breve, insomma. Prego, qualche domanda, qualcuno vuole intervenire, oppure passiamo la parola a Robert Erickson o Simona e Flavia, se vogliono intervenire, insomma, ci fa piacere sentire anche le voci. Poi, insomma, do spazio alle voci femminili, che sicuramente è più piacevole, sono più piacevoli da ascoltare. Anche due parole. Ah, venite qui, no? Anche qui c'è il gelato, qui c'è il gelato con il filo, è più buono. No, vabbè, tanto alla fine siete stati super completi. Io anche vorrei ringraziare il gruppo. E alla fine non è semplice, perché comunque è una cosa che richiede molti sacrifici, molto tempo, la passione e tutto quanto, però è una possibilità magari di farcela, di unirsi, perché la natura l'ha dimostrato, alla fine l'unione fa la forza, per cui non c'è nulla da perderci, tutto da guadagnarci, se ci si guadagna magari un po' meno tutti insieme è anche meglio, più completo. Non so che altro dire. Flavia, tu vuoi aggiungere qualcosa? Tutto completo. Sì, loro, Danila ha detto tutto, insomma, ha rappresentato al meglio quello che è il nostro gruppo, quello in cui noi crediamo, che appunto è veramente frutto di un interesse, di una condivisione, di una voglia di andare avanti giornalmente e di pensare che, insomma, questo progetto possa essere poi il progetto di tutti. Noi abbiamo avuto questa grossa possibilità, siamo veramente felici e grati, soprattutto perché dopo tanti sacrifici abbiamo vinto il progetto, grazie ai principi attivi abbiamo potuto realizzare questa nostra idea. E quindi ora ci sono veramente tante cose che vorremmo fare, potrebbe essere questa un'occasione per parlarne. Sarebbe bello appunto sapere voi che cosa ne pensate, anche perché ora sono quasi 2 settimane che stiamo insieme, con alcuni esami insieme infatti tutto gennaio, quindi sarebbe bello avere un feedback da parte vostra, in modo tale che poi possiamo anche completare quello che è stato detto. Anche avere nuovi stimoli, perché noi abbiamo tantissime idee, però sapere cosa è il suo. Infatti. This is a good group of people, 4 people. I think the next stage is for them to develop the business. Now they've got a start, they've been launched, that's the next stage. Because the key to it is developing a sustainable business model. Okay. Bene. Ok. Bene, io credo che il vostro gruppo sia veramente un bel gruppo che ha fatto tante cose. Adesso la prossima fase è quella di sviluppare l'azienda, sviluppare l'impresa. Questo progetto è stato lanciato, ma credo che la chiave del successo di questo progetto sia sviluppare un modello aziendale sostenibile. So out of this may come more than one organization, maybe several organizations. Io credo che che se vi mettete in gruppo, se vi associate, potrete costituire più di un'organizzazione, molte organizzazioni. There's a need for a business entity, and primary objective, of course, is being sustainable and profitable. Ho
ovviamente i tre obiettivi principali sono un modello aziendale sostenibile che sia che tragga profitto. And there's likely a need for an association that connects with other producers and sellers around the country. Quindi l'obiettivo è quello di rendere questa associazione, di creare questa associazione con altri produttori anche a livello locale. So the idea of keeping them separate is they have different objectives and have to keep that in mind. Quindi ovviamente se questi gruppi sono separati hanno diversi obiettivi, quindi dovete tenere a mente questo. And it's possible there may be another business, let's say in consulting or service business, to working with other organizations. Ovviamente è anche importante sviluppare dei altre organizzazioni, associazioni satellite che possano dare consulenza oppure possano fornire altri tipi di servizi. So to me at this point there looks to be lots of opportunities for moving forward and then through an association extend to a larger group of people who want to be involved in this green spirulina business. E quindi credo che questa sia l'opportunità migliore per sviluppare questo tipo di associazione, di modello aziendale e quindi creare così un vasto gruppo di persone interessate alla coltivazione di spirulina. Yeah, so that's basically a summary of from the organization point of view how things can move forward. Io credo che questa sia appunto una sintesi della vostra forma organizzativa, di tutto ciò che voi state cercando di fare nel futuro, nella vostra realtà. Because once the business entity starts making money, it becomes very attractive for other people. Perché quando l'entità commerciale, aziendale, incomincia a trarre dei profitti finanziari, incomincia a diventare attraente per la gente. Yeah, as an example, when we started our spirulina business in 1977, we faced in a way a similar situation. Infatti, quando noi abbiamo incominciato nel 1977 con questa coltivazione di spirulina, abbiamo avuto gli stessi problemi che state avendo voi. I may have told you, but my partner Larry went to Africa, to Nigeria, and wanted to interest Nigerians into growing spirulina for their people. E quindi infatti vi ho parlato dell'esperienza del mio partner Larry che si è recato in Africa, in Nigeria, e ha incominciato a parlare delle opportunità che poteva dare la coltivazione di spirulina alla gente del posto. And the response of the Nigerians was, well, are you Americans eating spirulina? Do you have a company making money in America growing spirulina and selling it? Mm-hmm. E quindi in Nigeria ci hanno detto, avevano un po' di dubbi all'inizio per quanto riguardava la nostra proposta, perché pensavano che noi volessimo fare soltanto dei soldi in Nigeria coltivando spirulina. And if you can make a successful business and Americans eat spirulina, then come back, we'll be very interested. E quindi loro ci hanno detto, ok, abbiamo fiducia in voi, se voi pensate di creare un'azienda, un business di successo con la coltivazione di spirulina, ok, ritornate in America, poi ritornate qui in Nigeria e noi saremo felici di accogliervi. So anyway, spirulina business evolves in its own way, not exactly the way you think it's going to happen. But it certainly has evolved over the last 30-35 years. E quindi, come potete vedere, la spirulina ha un proprio modo di svilupparsi, magari a volte non si sviluppa proprio nel modo in cui voi vorreste. Comunque vi posso dire anche dalla mia esperienza che durante questi 35 anni la coltivazione della spirulina ha avuto molto successo. So I'm excited to see how it evolves here in Italy. E quindi adesso bisogna vedere come questo si sviluppa anche qui in Italia. So that's it. We can take any questions. Quindi see se what voi you're avete interested delle in. Domande da fare, noi possiamo. Ho visto che sono Gigi.
sono Gigi Rusconi, sono ingegnere meccanico, adesso ci sta affacciando questo problema. Ho sentito che comunque costa parecchio questa spirulina. Come facciamo a alimentare queste persone in Africa che non hanno i soldi per pagare questa spirulina? Well, in reality, there could be 100 spirulina farms in Africa already, and they're small, and they're on the village scale, and they're growing spirulina for local people and for a commercial market. E per esempio in Africa ci sono già una centinaia di impianti di spirulina e sono a livello locale, anzi dirò di più, nei villaggi, e quindi ci sono dei coltivatori locali. Quindi la forma di lavoro non è che loro se la mangiano la spirulina. So he's saying that it's a form of job. They do not eat spirulina in Africa. Oh yes, they do. For example, Burkina Faso has 9 spirulina farms. Per esempio, loro mangiano la spirulina e in Burkina Faso ci sono circa 9 impianti di spirulina. Now, many of them were started with grant money from NGOs from, let's say, France, other places. So that's how they began as social enterprises. Quindi questi impianti sono stati creati all'inizio con dei fondi dati dalle organizzazioni non governative francesi o comunque di altri paesi, e quindi sono nate come aziende sociali in primo luogo. But then there's a big pressure to become self-sufficient, not depending upon money from another country. Ovviamente poi si vuole diventare autosufficienti, quindi non si vuole dipendere dai soldi che arrivano, dai fondi che arrivano da altri paesi. So each of the farms develops a commercial component with a goal to create a local market to sell the product for money to support the farm. E quindi ovviamente si deve cercare di sviluppare un elemento commerciale che possa aiutare l'impianto a sviluppare e quindi a diventare autosufficiente, avere i propri soldi per poter poi gestire l'impianto. And then there's a social component, where some of the production is provided in health clinics for women and children and people in need. E c'è anche un'altra componente sociale, ed è quella di produrre spirulina per gli ospedali, per le donne. So in that case there's a dual strategy, perhaps two price structures, the commercial and the social, and there's a dramatic tension within the organization how they work out that balance. E ovviamente ci sono due strategie di prezzo, perché si opterebbe per un prezzo commerciale e un prezzo più sociale, e quindi bisogna cercare il giusto equilibrio tra i due prezzi. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i due prezzi. And so naturally some of those farms become more commercial and even would like to export to France and other countries. So that's the evolution of how some of the small farms are going. E quindi molto spesso lo scopo di queste aziende agricole che coltivano spirulina è quello di diventare commerciali, e quindi loro poi vogliono esportare magari in Francia oppure in altri paesi. But keep in mind that growing spirulina in Italy, anywhere in Europe or US or the advanced countries, there's a lot higher cost to growing, just simply because of the regulations for high quality food, which you wouldn't have in a village in Africa. And this is a significant requirement for growing in these countries. E ovviamente in Italia, per esempio, o in America o in Europa ci sarebbero dei costi, degli alti costi derivanti dalla coltivazione della spirulina, perché ovviamente bisogna attenersi ed essere conformi a degli standard per garantire la qualità del prodotto. And then, of course, you have a multi-tier distribution system, selling product to wholesalers, distributors, retailers. It ends up in the stores, just like all other products. So the retail price becomes quite high compared to the producer's price, just like all the agricultural products.
e quindi ovviamente vi è un sistema multilivello di distribuzione, nel senso che il prodotto viene distribuito agli imprenditori all'ingrosso, ai dettaglianti, ai negozi, e quindi ovviamente il prezzo del dettagliante, del venditore al dettaglio, può diventare molto alto rispetto al prezzo del produttore. So just like most agricultural products, if a producer is producing and selling bulk quantity to a distributor, to a product manufacturer that goes to the store, producer's getting 10% or less of the retail value at the store. And that's traditional system here. E quindi ovviamente che cosa succede? Che il produttore agricolo, se il produttore agricolo distribuisce il proprio prodotto all'ingrosso, al dettaglio, al negozio, ovviamente il rivenditore al dettaglio prenderà la sua percentuale, e quindi ovviamente il produttore non ci perderà quei soldi. So in Africa, just because they don't have such a complex distribution system, the price is going to be much lower just for that reason. E quindi in Africa, poiché non vi è questo complesso sistema di distribuzione, il prezzo è molto inferiore rispetto al prezzo che si potrebbe vendere qui in Italia. Ma è consigliabile comprare dall'Africa? Comprare spirulina? La qualità, sì. Consigliabile. Noi italiani? Sì. Can we buy spirulina from Africa? Qualità, cioè. So is there a quality system? Are there quality standards? The quality standards are variable. Variable. I loro standard di qualità sono variabili. Yeah, it depends. You have to test and test and test. Okay. Yeah. Scusate un attimo. Dovete sempre provare il prodotto. Did I answer your question? Okay. Ho risposto alla sua domanda? Ok. So. No, ha detto che in Africa praticamente l'ingegnere ha detto: ma a noi conviene a questo punto comprare dall'Africa, e quindi ci sono gli standard qualitativi necessari per poter comprare dall'Africa? E Roberts ha detto che ovviamente il prezzo, gli standard qualitativi in Africa variano, sono molto variabili, quindi questo è un po' potrebbe essere il problema. Aggiungo io una cosa. Yes. Impazzirai oggi. Okay. No, volevo aggiungere soltanto che la cooperazione, quando parlavamo prima di cooperazione, uno dei principi attivi di Apulia Kundi, non sta soltanto nella metodologia di lavoro per creare dei legami appunto con il territorio, con delle esperienze vincenti, con le imprese, con diverse realtà della società, ma sta anche nel fatto che ci piacerebbe cooperare a livello scientifico con delle realtà anche africane, dove abbiamo conosciuto appunto questo straordinario prodotto, per poter avviare degli impianti anche in Africa con degli elevati standard qualitativi, quindi che possano servire all'ospedale, possano servire al centro nutrizionale, piuttosto che creare delle piccole farm per un'autosussistenza. Ci sono diverse modalità e diverse possibilità.
Però una delle attività che ci piacerebbe realizzare, su questo stiamo ragionando con dei possibili insomma, finanziatori di questo progetto in Africa, è appunto realizzare una cooperazione scientifica per avviare degli impianti con uno standard qualitativo molto, molto elevato. Perché in realtà noi abbiamo notato che soprattutto in Malawi, perché poi ci siamo ritornati dopo che abbiamo scoperto la spirulina, il problema qual è stato per cui poi tanti impianti sono stati chiusi e che hanno contaminato questi allevamenti. Pertanto abbiamo capito che evidentemente non gestivano bene, non monitoravano bene gli allevamenti. E quindi probabilmente c'è da realizzare una cooperazione scientifica a tutti i livelli e quindi capire veramente come raggiungere e mantenere soprattutto gli standard di qualità o perlomeno dove siamo stati noi. Facciamo una pausa. Una forma di impresa, per un imprenditore, la forma per costituire una società, un'impresa, deve essere un'impresa agricola, un'impresa farmaceutica, cos'è che è consigliabile fare per produrre e avere al meglio tutte le certificazioni? Vabbè, qualche cosa se lo sa. Io ho capito che non so come parla. Certainly you need a for-profit entity. I don't know the best one here, but could be a partnership, a corporation, a limited liability corporation, but probably a business entity devoted to making a profitable enterprise as one component. Quindi una cosa importante è cercare quella forma societaria che sia redditizia, quindi che possa dare profitto, che sia una cooperativa, che sia un'associazione, che sia una società a responsabilità limitata. Quindi bisogna cercare, questo è uno dei criteri principali. But I'm also suggesting a non-profit association to cover the larger issues of all the producers, such as certification, regulation, you know, discussions with the government, so that you have a group energy to face those issues. Quindi l'idea potrebbe anche essere quella di adottare di creare un'associazione no profit per poter ricoprire e un po' affrontare tutte le problematiche dei produttori, problematiche legate alle certificazioni, problematiche legate ai regolamenti, alle regole, agli standard o anche le discussioni con il governo, perché queste sono importanti. Quindi avete bisogno di un team energetico che vi aiuti ad affrontare tutte queste problematiche all'interno dell'associazione no profit se optate per questo tipo di forma commerciale. Yeah, this is a typical industry model where the member organization pay fees or membership dues and you need to hire maybe a small staff or a person depending how much money you have and in fact, later on, you begin to lobby the government for things you want. That's a traditional industry situation. Quindi voi dovete cercare di creare un modello industriale, quindi i membri all'inizio incominciano loro a pagare, ad apportare del denaro all'azienda e poi piano piano si cerca di interfacciarsi anche col governo in modo che il governo potrà dare anche il proprio aiuto, il proprio contributo. And the association gets the agreement from the individual profit members that they agree to follow certain rules for the benefit of the whole. E quindi l'associazione, i membri dell'associazione
ricevono l'approvazione da parte di coloro, dei membri finanziatori dell'associazione, affinché si possa realizzare un profitto finanziario per tutti. So what those rules and guidelines are becomes a negotiation among the private enterprises as to how they want to form the association and how much power they want the association to have. That's self-organizing. A questo punto ci si incomincia un po' ad organizzarsi insieme alle imprese, anche alle imprese private che vogliono quindi, che credono in queste idee, che quindi vogliono contribuire attraverso l'applicazione e l'osservazione di regole e di linee guida. And there may be a need for other organizations that are non-profit, that are designed for getting grants for government research, university collaboration, more of a scientific nature, that's another possibility too. Ci può essere anche l'idea di un modello che non sia non profit, oppure di un modello di un'associazione semplice che cerca un po' di prendere contributi provenienti dalla ricerca, cercare di prendere fondi che provengono dall'università, cercare quelle forme di finanziamento che è possibile avere. Well, I personally come from the private enterprise part, where at some point people have to make money, they have to pay themselves, they have to survive, and when that happens, things grow. If it doesn't happen, none of the other things can happen so easily. So, punto di vista della mia esperienza, la mia esperienza è quella di un'impresa privata, quindi a un certo punto bisogna avere l'idea di fare profitto, quindi di fare soldi, e quindi questo è l'unico modo per sopravvivere, perché è soltanto nel momento in cui si fanno profitti l'azienda può crescere. Io credo che questo sia il modello migliore. I mean, there are always unusual situations, like the situations with trying to get biofuel from algae. It's kind of an unusual situation right now. E ci sono anche delle situazioni insolite, come per esempio quella che si sta verificando adesso sempre di più, è quello di avere biocombustibile dalla coltivazione di alghe. The business model is essentially get money for research. So it's supporting a lot of research, but there's almost no commercial activity at all. E quindi il modello imprenditoriale aziendale è quello di fare soldi, cioè di destinare soldi alla ricerca. E quindi a volte succede che non si ha un obiettivo commerciale. So eventually that's unsustainable. I know that in the United States the easy money for biofuel research is drying up. So che questo è insostenibile, però io so che negli Stati Uniti i soldi per la ricerca, per ottenere biocombustibili dalle alghe, sono molto gettonata questo tipo di esperienza, questo tipo di soluzione. So, I just come from that private enterprise point of view, that it's very important to have profit-making entities to drive everything forward. Dal mio punto di vista, visto che io ho un'esperienza più come impresa privata, io credo che la soluzione migliore sia quella di individuare un'azienda che faccia profitto. Un'azienda commerciale a tutti gli effetti. Yeah. Pausa. Pausa. Break. A break? Okay.